TV Radicale, siamo sempre a Roma, la quarta marcia internazionale per la libertà dei popoli oppressi. Siamo con Giorgio Pagano, che è il segretario dell'associazione radicale Esperanto. Qual è il senso della tua presenza qui e cosa ti aspetti da questa manifestazione, Giorgio? Allora, tanto per cominciare, noi ci occupiamo, ormai il prossimo 25 aprile faremo 25 anni di vita e l'associazione radicale Esperanto è sempre stata attenta ai quelli che sono i diritti fondamentali dei popoli indigeni, minoranze oppresse. Abbiamo molto lavorato con i popoli indigeni, ad esempio con le Nazioni Unite. Da questo punto di vista avevamo messo anche a punto insieme alla FAO un progetto di piattaforma di comunicazione, ad esempio per i popoli tradizionali e indigeni africani. Quindi diciamo che il pane per i nostri denti sono proprio situazioni di questo tipo. Oggi come oggi abbiamo due grosse problematiche, sia in Europa che, tanto per fare il parallelo rispetto ai compagni tibetani che sono in gran forza qui quest'oggi, loro hanno il problema della lingua, ossia del cinese, che sta completamente fagocitando la loro lingua e la loro cultura. Lì c'è un'invasione di territorio geografico vero e proprio da parte dei cinesi, con smistamento di milioni di persone dalla Cina appunto al Tibet, proprio per rimescolare le carte e fare in modo che la cultura tibetana tradizionale mano a mano scompaia. Noi qui in Occidente abbiamo un problema analogo, seppur più sofisticato, nel senso che da noi hanno preferito i popoli angloamericani attuare un tipo di percorso diverso, quindi non l'occupazione dei territori geografici ma l'occupazione dei territori delle menti. Il gioco è chiaramente diverso, perché a loro interessa che ciascuno di noi diventi utente e consumatore del mercato angloamericano, dall'altra parte invece c'è un'occupazione, anche perché sappiamo che le prerogative della Cina ormai sono ben altre e per certi versi sappiamo anche come i titoli di Stato americani ormai siano in gran parte, tra l'altro, sostenuti e comprati dai cinesi, e quindi hanno grosse problematiche anche gli stessi americani rispetto a questo aspetto e a un possibile anche fallimento degli Stati Uniti d'America qualora ci fosse un'entrata nel mercato a pieno ritmo di quelli che sono i titoli detenuti appunto dalla Cina. Quindi il gioco è diverso. Noi in più abbiamo un grande lavoro da fare, che è quello degli Stati Uniti d'Europa o delle Nazioni Unite d'Europa, come mi piace di più dire, e da questo punto di vista la colonizzazione linguistica inglese non aiuta. Peraltro proprio martedì e mercoledì noi avremo due giornate, perché abbiamo intense, riguardano la pubblicazione del libro di Robert Phillipson, che è L'imperialismo linguistico inglese continua, un testo assolutamente importante che meritava la traduzione in Italia, dove spiega quali sono stati i meccanismi in questi 100 anni di colonizzazione messi in atto dalla Gran Bretagna prima e poi dagli Stati Uniti d'America. Ricordiamoci la storia di Gandhi, insomma, ha speso tutta la sua vita appunto per buttare fuori i britannici dall'India, anche se a quanto pare si rientra appunto rispetto al dominio linguistico. Di questo ci occupiamo, è un problema serio che noi abbiamo, perché senza lingua federale europea noi non usciamo da questa situazione, e anche rispetto a tutta la marea di manifestazioni che abbiamo visto, anche contestatissime, con anche dei risvolti molto duri come quelli dei Black Bloc dell'ultima settimana, ecco, il famoso precariato che noi abbiamo fa capo a un gioco che riguarda la globalizzazione. Il problema è che noi in Europa non riusciamo a creare grande economia, macroeconomia. La questione della lingua federale è la condizio sine qua non, noi riusciamo a elaborare macroeconomia, significa la nascita di una CNN europea, la nascita, a proposito di tvradicale.it come siete voi, cioè la nascita di organismi transnazionali che a pieno titolo possono finalmente utilizzare quel mezzo miliardo di persone che noi abbiamo. Purtroppo molto spesso, per non dire quasi sempre, c'è una volontà discriminatoria, per non dire proprio di occultamento di alcune cose che come radicali portiamo avanti. Certamente manca la riflessione anche sulla forza, sulla superpotenza che è l'Europa. Pochi ricordano o hanno presente che l'Europa è fatta da mezzo miliardo di persone, ossia il doppio degli abitanti degli Stati Uniti d'America, per cui ciascuno di noi si pensa come piccolo italiano facente parte di 60 milioni di persone e non si pensa mai come invece grande europeo facente parte di quelli che dovrebbero essere gli Stati Uniti d'Europa, ossia di mezzo miliardo di persone. Accanto a questo mettiamoci anche quello che vuol dire pensare europeo, e qui si apre un altro discorso, per dire, ad esempio, vi siete mai chiesti come mai
noi parliamo tanto e c'è un'entrata della Turchia nell'Unione Europea e non c'è nemmeno il lancio di un'apertura all'entrata della Russia in Europa. Ecco, semplicemente perché la Russia non fa parte della NATO, ecco perché dico è importante pensare europeo, manca una generazione che pensi europeo e pensi agli interessi europei, che esca dalla logica del dopoguerra e quindi della NATO. Avete visto nell'ultima settimana, se non ricordo, non questa, la precedente, dove addirittura esce fuori che è totalmente nascosto quello che sono gli accordi dell'utilizzo delle basi NATO, delle basi militari in Europa, cioè il popolo italiano oggi come oggi non sa, e nessuno agli Stati Uniti, dato che questo era l'accordo, nel senso che l'accordo doveva essere di entrambi nel dichiarare in un qualche modo promulgabile anche al popolo, alla gente, quello che è stato questo trattato, di fatto noi non sappiamo quali sono i limiti di utilizzo delle basi NATO da parte degli americani. Quindi siamo tutto sommato in una dimensione di sovranità ridotta. Qualsiasi di noi sa, anche avendo fatto le semplici scuole elementari, che non c'è sovranità piena se tu non hai la tua difesa. Il fatto che l'Europa non abbia un esercito europeo, non abbia una sua difesa, è emblematico di tutto questo aspetto. Poi è ovvio, ci sono degli influssi di carattere economico non indifferenti, perché immaginate voi, l'entrata della Russia nell'Unione Europea avrebbe due livelli importanti, secondo me, di raggiungimento da una parte di democrazia, dall'altra della macroeconomia europea, perché da una parte, come sapete bene, per entrare in Europa ci vogliono alcuni fondamentali che riguardano la democrazia, e quindi la Russia sarebbe forzatamente indotta a democratizzarsi ulteriormente, dall'altra ci troveremmo ad essere automaticamente la prima potenza del mondo. Purtroppo, se noi non diamo il via a una nuova generazione che pensa appunto europeo, che non si pensa ancora piangendosi addosso e quindi abbia l'idea di andare al governo e di andarci con un'idea d'Europa, che è l'unica opportunità che noi abbiamo oggi di poter contare nello scenario mondiale. L'assurdo è proprio questo, che siamo da questo punto di vista con delle prospettive enormi, però continuiamo a macinare come se il nostro pensiero fosse totalmente all'interno del dopoguerra. Concludo, perché immagino che abbiate anche necessità di avere altro spazio per altri interlocutori. Concludo che la cosa, ad esempio, che potremmo fare noi come radicali, e comunque anche come associazione radicale Esperanto, certamente questo mio impegno lo prendo, credo che voi non sappiate, ma la carta dei diritti delle minoranze, ad esempio la carta europea dei diritti delle minoranze, non è ancora stata ratificata dal governo italiano. Questo potrebbe essere un primo passo importante, tanto per cominciare, per valorizzare i popoli indigeni, che non sono tantissimi in Europa, comunque sono 128, e comunque le minoranze, tanto per cominciare, in Europa. Questo potrebbe essere anche una soglia di attenzione ulteriore nei confronti di popoli oppressi, come appunto i tibetani, che oggi ancora una volta sono accorsi in forze in questa manifestazione, come peraltro per altri popoli oppressi e minoranze che oggi vivono una situazione piuttosto aberrante, più o meno pesante, più o meno legata anche a situazioni quasi di carattere di terrore. Abbiamo visto purtroppo la fine brutta, molto brutta, che ha fatto Saddam. Avremmo avuto voglia di vedere invece un Saddam alle sbarre, raccontarci tutta la sua politica e da chi è stato influenzato per fare alcune sue belli exploit. Come sapete, come radicali rimproveriamo molto il fatto che si sia dichiarato, comunque abbia mandato a monte quella famosa assise dei popoli arabi, il che ha ratificato l'entrata in guerra degli americani e la non salvezza poi di Saddam. Quindi di cose ne avrebbe avuto molto. Ci spiace che, tanto per cominciare, guarda caso la NATO sia intervenuta e i francesi abbiano suggerito anche il luogo dove era il nostro amico tunisino, amico ovviamente, il nostro amico libico, tanto per ovviamente usare un eufemismo. E purtroppo Gheddafi ha fatto la fine che ha fatto, una fine incruenta che secondo me purtroppo lascia uno strascico notevole, a cominciare anche dal comportamento, perché io sono sicuro che se i francesi o la NATO avessero indicato il catturare Gheddafi per portarlo alla Corte Internazionale dell'AIA, sicuramente ciò sarebbe accaduto. Purtroppo ricordiamoci che gli Stati Uniti d'America peraltro non hanno aderito alla Corte Internazionale per quanto riguarda i crimini di guerra, e quindi ovviamente si comportano
conseguentemente. Noi purtroppo non sapremo mai tutta una serie di segreti che Gheddafi si sarà portato nella tomba. Grazie a Giorgio Pagano, grazie davvero, segretario dell'Associazione Radicale Esperanto.